Ma succedendo è che purtroppo adesso secondo me questa squadra qua si ritrova in una posizione tale che nessuno si aspettava, quindi devono cambiare mentalità, devono pensare che non è più una corsa ad arrivare ai playoff, ma una corsa a salvarsi in questo attuale momento. Quindi è sottile la linea, però è importante, devono capire che ormai manca poche partite e devono tirare fuori quello che forse prima giocavano con un pochettino più di spavalderia. Ma purtroppo che in questo momento qua l'Adriatico lo conosciamo tutti, è uno stadio che ti dà e ti toglie. È uno stadio che se non hai personalità, non hai gli attributi, ti può pesare in qualsiasi momento. Nell'arco della Serie B e Serie A non ci sia un pubblico come Pescara, per quello che ti dà sia nel bene che nel male. Però devo dire che in questo momento qua più che mai bisogna stare uniti e cercare di fare gruppo, sia come società, tifosi, giocatori, allenatore, e togliere quei piccoli episodi che sono successi domenica che non aiutano né il mister che deve essere aiutato perché è giovane e nuovo, anche se è molto preparato e capace, però i giocatori dovrebbero dare una risposta migliore nel momento in cui vengono sostituiti, anche se poi non sono d'accordo, però non farlo vedere platealmente, perché poi dopo potrebbero creare problemi su problemi. Io e Epifani siamo amici, A lo carattere, conosco da quindi. tempo, giocavamo insieme, quindi Massimo ha sempre avuto carattere, sì, anche quando era giocatore, ma devi dare un segnale forte anche ai giocatori, perché se no i giocatori oggi ti si mangiano, quindi deve avere un pugno duro, deve far vedere che lui non ha problemi se si chiama Pettinari, Brugman o Certo. Fiorillo, se segui quello che dico io bene, se no come ha detto lui vado avanti con 14 giocatori, è da ammirare. Io ti dico che secondo me già dall'inizio ci aspettavamo che Zema ci facesse ricordare ancora un calcio champagne come l'avevamo fatto, però io sono stato allo stadio, se ti dico che qualche volta mi sono divertito a vedere la partita di Zeman, no, non mi sono mai divertito per quello che mi aspettavo.